Partiamo dal presupposto che non ho giocato. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Linkman in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni, come tutte le domeniche mattina. Oltre al fatto di non aver giocato, ho fatto una summon singola, e ho trovato il bellissimo Goemon, che non è quello di Lupin, questo ha sei braccia, quindi tutta un'altra cosa, proprio più incazzato, più potente, E quindi sono stato contentissimo, proprio ero pronto a sfasciarmi di ore su Yo-Kai Watch quando il fatidico martedì arrivano 35 gradi nella mia città. Ora uno dice, vabbè, dai, 35 gradi col ventilatore ce la fai. Non nella mia città c'è un tasso di umidità dell'85%. Quando lavoravo in una città limitrofa alla mia, ero in alto qui praticamente rispetto alla mia città. Guardando in giù vedevo una nebbia d'estate, la nebbia sopra la mia città. Ed ero tipo wow! E sto in una città portuale, quindi sto sul mare. C'è una spiaggia che a me fa schifo, c'è il mare che a me non piace ancora di meno. Quindi uno dice, vabbè, il caldo si sopporta meglio, ti vai a fare un bagno, ti spogli, vai in spiaggia. Ed io stavo praticamente con la lingua di fuori, come i cani, col ventilatore a massima potenza puntato contro. Però io avrei due pass. Ho un pass per Platinorco, Platinos, Puracina e Kirakoma. Io direi di provare anche a prendere un altro paio di questi yokai, insomma, tanto per boostarli. Poi ripeto, se li prendo, ok, se non li prendo... Ok, e ora con Amoroseo e poi dopo lo finiamo grazie a Goemon. Goemon è al 33, quindi non è che sia... Poi l'Energy Max è a livello 1, quindi l'Energy Max è proprio scarso, scarso, scarso. Non è che è chissà quanto potente alla fin fine. 78.000 danno, vabbè. Ho preso! Bravo Andre Link, bravo! Almeno si potenzia Platino, perché in genere io vado con tutti quanti booster e Shogunyan G proprio per massimizzare i danni che faccio e fare un sacco di punti e quindi Platino comunque sia lo uso, non è che non lo uso, o perché ho Goemon, se no uso Shogunyan. Già a livello 4 era, ah! Qui non sono riuscito a caricare Namanama lì, però vabbè, oh, al limite. Chi se ne importa. Se ce la facciamo a farcelo amico, mi fa un piacere. No, vabbè, amen. Però spieghiamo un po' una cosa. Com'è che ho fatto a pullare Goemon? Con quale sculo? Grazie al fatto che comunque sia hanno aumentato le pull per questi yokai particolari. Se no non ce l'avrei mai fatta. Però l'unico stronzo, AndreLink91, che fa va a pullare un'ora prima che aggiustino le pull. Ovviamente, io vado a fare la pull, quella scrausa, e dopo un'ora che fanno le aggiustano. Certo. Era buggata la crank, porca miseria. E io me la sono presa in quel posto. Come sempre. Fratosto. Ani-Oni. Sì, perché Aniki fratello. E Oni perché è orco. Dato che c'ha le corna. In genere tutti quanti quelli yokai con le corna finiscono il nome con Oni. Uè, Kiemo, cos'è? Kyubi! Insomma, vedi, ogni tanto qualche robina buona esce da queste monete, eh. Questo pure nel nome giapponese ha la parola orco, perché c'ha le corna, ricordo. Io mi chiedo che fissazione c'hanno i giapponesi, io non capisco. Però la parola orco può anche stare a indicare demone, o comunque diavolo, più che demone, perché le corna, i cattolici e i cristiani hanno questa credenza che il diavolo c'ha le corna, convinti loro. Io non sono ateo, però il diavolo non gli do nessuna... non ho nessuna immagine da attribuire al diavolo. È un angelo. Non sappiamo come sono fatti gli angeli. Non sono incorporei. Però diciamo che comunque sia, non abbiamo idea di come siano fatti. A parte quello che c'è. A parte le
le varie descrizioni tratte dalla Bibbia. Quindi non capisco perché tutta quanta questa voglia di attribuire al diavolo le corna. Sarà cornuto. Yu-Gi-Oh! C'era una carta, Demone Cornuto. Io penso che la gente, quando si tratta di queste, diciamo, entità a noi sconosciute, che non ci è dato sapere come sono fatte, secondo me la gente ci ricama un po' troppo sopra. Infatti, se ci pensiamo, gli yokai sono come gli anime giapponesi e i manga. Sono frutto di fantasia, quindi diciamo che secondo me sono nati giusto per dare una spiegazione a fatti illogici. Però prometto che farò durare questo video il meno possibile. Quindi direi che per questo video è tutto. Io spero che con il prossimo evento davvero ci sia qualcosa di interessante, perché questo evento ho fatto, diciamo, un bel po' di cose, le ho prese, le ho fatte, però non mi è piaciuto. A me Shadow Side dell'evento, Shadow Side, la prima parte non mi è piaciuta, la seconda neanche. L'unica cosa relativamente buona è stata Goemon, però neanche lui più di tanto alla fine mi soddisfa. È forte, molto forte, però poteva essere una cosa un pochino più elaborata se la slot non fosse stata buggata. Sì, questa cosa me la sono segnata proprio qua, l'ho scritta. Level 5, la prossima slottata falla più precisa, più calibrata, ti prego. Ti prego. Bene, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e per aver ascoltato i miei discorsi filosofici che prometto non ripeterò mai più. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram, trovate anche qui sul video. Sulla grafica è tendralink91, quindi insomma sapete come mi chiamo. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.